La Matrix, i gestori della Matrix, hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità. Ma che bello ballare la sigla nel fuori onda, ladies and gentlemen, this is Sparta, no, questa è Base Terra. Bentornati a tutti gli amici, vado in ordine orario, padrone di casa insieme a noi Nicola Bizzi, padrone di questo canale e anche dell'altro censurato. Come stai Nicola? Alla grande, più è caldo più sto bene. Si carica di prana, infatti, che è una meraviglia. Dicono che viene questa perturbazione Circe che porterà all'autunno, sono già preoccupato e ansioso. C'hai l'ecoansia? Andrea, anche tu bello carico di sole, bentornato, come stai? Ciao Gianluca, benissimo. Guarda, ne approfitto un secondo per fare un piccolo tutorial per chi ci ascolta, no? Perché sai che adesso tanti tappi di bottiglie, non si sa come mai, ma restano attaccati. Sì. Ecco, però volevo così rassicurare tutti, perché con un minimo sforzo, girando un po', ecco che il tappo si rompe e diventa un tappo normale, dove si può bere tranquillamente senza rischiare di allagarsi. Quindi non vi preoccupate, girando un po', con un po' di pazienza, si può ritornare alla normalità. Fantastico. O se no, forbici. O le forbici, esattamente, però il modo per tornare alla normalità c'è. Si torna alla normalità dalle piccole cose. Bravo Andrea, bentornato padrone di casa, lo apprezzo tantissimo. Tom, per la prima parte sarai con noi, ben arrivato. Sì, io non mi andava di tirare pacchi, ho rischio divorzio, quindi siccome ci tengo la famiglia, diciamo che comunque almeno in parte per un pochino sto con voi, poi perdonerete se vi abbandono, ma tanto vedo che siete un bel gruppo, potrete farcela anche senza di me. E in ogni caso... Io partirò proprio da te, tu non ti fare problemi quando devi andare, vai, anzi grazie che mi hai fatto risparmiare la DeLorean e sei comunque in diretta con noi. Sì, mettiamo da parte il plutonio, che con quello che sta succedendo in Niger non si sa. Potrebbe venire a mancare, è meglio far scorte. Sandra Selmer, fra l'altro, proprio sul ritorno al futuro, io la butto lì, abbiamo pubblicato anche sul canale Occhio alla Storia, ringrazio anche Nico, una previsione che mi era sfuggita, proprio che compare in Ritorno al Futuro, con un riferimento a un evento del 2001, in quel di settembre. Quindi vi invito ad andarlo a vedere, perché lì mi era sfuggito. L'ho visto. Se non sbaglio, Ritorno al Futuro 2, giusto? Non so quale sia, ma quella sia l'uno che il 2, Tom, sia l'uno che il 2. L'uno fa riferimento, ci sono tanti riferimenti anche nel primo, sì. Ah, però... E quindi andiamola a vedere. Allora facciamo così, rinverto il giro e partiamo proprio da Tom. Tom, qua nel fuori onda si stava discutendo, allora quest'Africa è tutto pronto, guerra per procura, si muovono in prima persona, devono in qualche modo cervellarsi su che cosa può avvenire. Allora ti chiedo la tua, che cosa ne pensi di questa polveriera chiamata Africa? Io sono veramente basito, ma veramente basito, cioè... non si è mai vista tanta agitazione per un colpo di Stato in un paese africano come quella che stiamo osservando in questi giorni. Ma cioè, insomma, non credo di dovervi spiegare come mai. È una situazione molto delicata, comunque, molto delicata, perché l'Unione Africana, che si è schierata naturalmente dalla parte dell'Occidente, dei globalisti, condannando il golpe in Niger, laddove invece Burkina Faso, credo anche Mali e altri paesi, invece hanno detto no, guardate che se ci saranno interferenze straniere, perché a un certo punto è anche questo il punto, ma quello che succede in un paese, ma saranno cavoli di quel paese oppure no? Cioè, vabbè, è una...
è una domanda puramente retorica, come potete immaginare. Un pianeta normale. Sì, esatto, però voglio dire, io non ho visto succedere nulla del genere, per esempio nel 2014, quando c'è stato il colpo di Stato in Ucraina, per esempio, e lì, cioè, ricordiamo molto bene cosa è successo, ricordiamo anche il rogo di Odessa, ricordiamo i cecchini polacchi, perché io sono sono ricoglionito, ma mi ricordo, ho una certa memoria per cose che avevo annotato all'epoca, tipo la questione, per esempio avevano fermato una macchina con un polacco e nel bagagliaio avevano trovato un fucilone incredibile, perché ricordate che c'erano i cecchini che sparavano sulla polizia e sui manifestanti per creare casino e portare alla situazione i cui esiti sono davanti agli occhi di tutti noi. Così come ricordo altrettanto bene una giornalista ucraina che girava in mezzo alla folla, in mezzo al casino, cercando di raccogliere, insomma, impressioni, testimonianze, si avvicina a un militare ucraino che, guarda caso, non parlava una parola di ucraino e parlava in inglese con accento americano. Cioè, tutte queste cose non posso, me le ricordo, insomma, però naturalmente i nostri giornalisti o non hanno colto queste testimonianze oppure, vabbè. E adesso vedo tutta questa agitazione per quello che sta succedendo in Africa, e tra l'altro è una situazione molto delicata anche perché scusate che mi apro la, così vado a beccarmi chi è, come devo ricordarmi. C'è questo Julius Malema, che praticamente è un attivista, un membro del Parlamento sudafricano, nonché leader del Economic Freedom Fighters in Sudafrica, che sta, non so se avete sentito qualcosa in proposito, ma se non l'avete sentito ve lo dico io. Questo sta arringando folle, 100.000 persone in uno stadio. Uh-huh. Uccidiamo i boeri, uccidiamo gli agricoltori, cioè praticamente i bianchi sudafricani, che già, tra l'altro, altra notizia che non conoscevo, negli anni e nei mesi scorsi il governo sudafricano li ha disarmati, cioè comunque li ha confiscato un sacco di armi da fuoco con cui avrebbero almeno potuto tentare di difendersi. Adesso questi qua, se la situazione si scalda ancora, verranno letteralmente massacrati, e non è una cosa che nasce oggi. È che oggi evidentemente c'è, in questo momento della storia, c'è lo scenario ideale affinché queste follie possano avanzare. Però è una cosa di cui altri osservatori avevano messo in guardia noi intendo persone con ancora qualche neurone e di onestà intellettuale, avevano messo in guardia da 6 anni fa, nel 2017. Purtroppo adesso, con la situazione che si è creata, insomma, è una situazione molto 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 delicata. Così come un'altra cosa, e poi Gianluca, così poi ti cedo la parola, un'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che abbiano, nominato quella criminale della Nuland, quella di Fuck the Europe, non so se ve lo ricordate, a proposito dell'Ucraina, è diventata, non so bene come tradurre, comunque se sottosegretario di Stato o comunque una figura importante credo che l'abbiano rinominata sottosegretario di Stato, così come era. Ricopriva, credo, proprio quella carica all'epoca dei fatti del Maidan, dell'Euromaidan, quando lei combinò quello che combinò, tra l'altro ha ammesso candidamente, anche questo nessuno se lo ricorda, nessuno ha preso nota, lei ha ammesso candidamente che, gli Stati Uniti hanno speso 5 miliardi di dollari per organizzare quello che poi abbiamo visto in Ucraina, il colpo di Stato e tutto il resto. Comunque, sono piuttosto, non solo io solo, prendo solo nota, però sono piuttosto preoccupato dal fatto che adesso l'attuale amministrazione americana non abbia trovato di meglio che ripescare questa psicopatica e metterla in funzioni di responsabilità nell'ambito del governo. Dimmi, Gian.
Guarda, in realtà io fra l'altro ho anche dedicato ieri, perché per tutta la settimana pubblichiamo solo su questo canale, ma rimanete con noi fino alla fine perché c'è un'iniziativa su Facciamo Finta Che, proprio per combattere questa settimana di bavaglio, no? È strano che abbiamo creato questo canale dell'attualità per fare un po' da Punchbowl, per proteggere Facciamo Finta Che, e questo canale è in toto. È incredibile. Come se parlassimo di taglio e cucito, e in realtà là dove parliamo di storia, di filosofia, con Nicola lo sa, siamo molto censurati, siamo molto attaccati sull'altro canale. Adesso, vabbè, come si dice, strani. Molti nemici, molto onore, diceva un vecchio letto, vero Nick? Vecchio combattente, dov'è nel letto a proposito? Non ha fatto una bellissima fine quello che lo diceva, però ecco, diciamo che in qualche modo da pensare, e fra l'altro collegandolo anche a Telegram, Facciamo Finta Che canale e Gianluca Lamberti canale, ringrazio anche per tutte le segnalazioni. Ho fatto su questo canale ieri la puntata Guerra in Africa, e poi mi sono arrivate tante segnalazioni anche di italiani residenti in Africa che mi dicono: qua c'è veramente il problema dell'odio verso gli occidentali, verso gli europei. Sì. È veramente un problema grosso e sottovalutato, e qua cominciamo ad avere paura. Quindi tanti ragazzi, cambiando. È una pentola a pressione che sta bollendo da decenni, cioè non è che ci si potesse aspettare niente di diverso, io credo. Poi purtroppo non, le, diciamo così, figure illuminate come il mio mito, che è Thomas Sankara, purtroppo l'hanno fatte fuori, quindi adesso bisogna arrangiarsi con quello che è rimasto e speriamo, però effettivamente la situazione è molto, molto, molto delicata. Dimmi Gian. No, quindi nel senso, riprendevo proprio da qui, perché c'è anche un po' un cercare di decifrare quel che accadrà. Fra l'altro, alle volte nell'andare veloci ci dimentichiamo di come proprio da questi schermi abbiamo detto in tempi non sospetti, vi ricordate il finto colpo di Stato dove la Wagner era protagonista? E noi abbiamo detto che in realtà venivano presi e vengono spostati in Africa perché ci sono delle manovre molto più redditizie da fare. E neanche il tempo di dirlo, una settimana dopo, ecco, accadere la storia del mai stato così famoso Niger e tutti i suoi confinanti, perché molto più redditizie. Hai colto il punto, nel senso che effettivamente questi sono, insomma, sono a tutti gli effetti dei contractors, dei mercenari, quindi avranno sicuramente il loro tornaconto nell'andare là a fare quello che sanno fare meglio. Però mettiamoci anche nei panni di quei paesi africani che li hanno accolti e che si stanno sganciando dal colonialismo francese in primis e occidentale più in generale. E alla fine, come posso dire, la Wagner avrà il suo tornaconto, ma sicuramente per questi stati che hanno deciso di fare questo passo importante, loro avranno tutto da guadagnarci, perché in ogni caso quello che la Wagner si guadagnerà sul campo è una infinitesima frazione di quello che hanno predato invece francesi, che leggevo da qualche parte o sentivo da qualche parte che fino al 2016 l'uranio, che tra l'altro da qualche parte ho letto che il 60% dell'uranio che i francesi utilizzano per le loro centrali e di conseguenza anche per il loro armamento nucleare, il 60% arrivava proprio dal Niger. Adesso il Niger ha dichiarato che l'uranio non lo darà più, l'oro non darà più. I francesi hanno 3 giorni di tempo per levarsi dalle scatole, e quindi in ogni caso soprattutto Tom, qualcuno, anzi lo allargo anche a tutti, avete notizie? Perché avevano dato 48 ore di tempo al ministro dell'economia per spiegare che fine ho fatto i soldi, dopodiché sarebbe stato giustiziato. Quello che si è messo a piangere in diretta. Si è messo a piangere, ha finto lo svenimento, giustamente c'è il rischio anche alla sua vita, però non ha dato risposta. Adesso non so se queste 48 ore, penso
a memoria che siano terminate. Qualcuno ha notizie di questi sviluppi? Cos'è accaduto? No, io non ho notizie. Oltretutto avevo cercato, perché ci volevo trovare delle notizie prima di iniziare questa diretta, avevo sentito qualcosa che riguardava la Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio, volevo capire quale posizione ha preso la Costa d'Avorio in questo momento, e non ho ancora capito quale posizione ha preso. Le ultime dichiarazioni quelli sono... Gianluca, sono... Gianluca, quelli sono anche i sintomi dell'ecoansia, però, bisogna fare un assessment per vedere che non fosse affetto da ecoansia. Tieniti caldo su questo fronte, perché ci arriviamo, adesso arriviamo anche all'ecoansia, però ne parlavo giusto nel fuori onda, perché la Costa d'Avorio ha formalmente dichiarato, quantomeno, poi qua sapete che si fa il doppio o il triplo gioco, ma quantomeno pubblicamente ha dichiarato di essere pronta a intervenire contro il Niger. Non mi stupisce, perché io ho seguito la questione della Costa d'Avorio nel 2010 con molta attenzione. Ricordo perfettamente quello che successe. Venne eletto Gbagbo, non so se lo pronuncio bene, comunque il presidente democraticamente eletto. Questo poveraccio aveva, l'unica intenzione che aveva era di in qualche modo di fare delle riforme a beneficio del suo paese. Non si ha mai, sono i francesi prima hanno finanziato e armato dei terroristi o comunque delle insurrezioni nelle varie parti del paese. Poi sono intervenuti direttamente, se lo sono preso per il coppino, l'hanno estradato, hanno messo al suo posto un vero criminale come Ouattara. Guardate, cercatevi le foto e fatevi un'idea di che tipo possa essere. Non so se è ancora presidente, ma suppongo di sì, perché chi vuoi che l'abbia rimosso da lì. E poi, tra l'altro, quello che mi colpì all'epoca era la moglie di Ouattara, che uno dice, ma che te frega a te della moglie di Ouattara? Una bianca, bionda, sionista, ashkenazita, eccetera, eccetera. Tutte le ragazze. Questo non credo di dover aggiungere altro. È stato bello. Però... Comunque, quindi non mi stupisce, grazie di avermi, perché cercavo appunto di capire, immaginavo che non potesse essere altro che questa la posizione. E ti dirò di più, perché l'ho cercato anch'io. Presidente della Costa d'Avorio, dopo l'intervento militare francese, ha confermato la disponibilità delle forze armate del paese a partecipare all'invasione del Niger. Non a caso, il sottosegretario statunitense per gli affari esteri, Victoria Nuland, aveva annunciato il suo arrivo in Costa d'Avorio tra il 29 luglio e il 4 agosto. Ma guarda un po'. Vuoi non programmare i primi di agosto un viaggio in Niger? Ragazzi, la stagione migliore per visitare il Niger questa, ragazzi, cioè... Comunque, in ogni caso, ci sono dei paesi che invece sono pronti a entrare in Niger e affiancarsi alle forze locali per contrastare questi tentativi. Se poi è arrivata, almeno in parte, la Wagner, o verrà rischierata lì, allora voglio proprio vedere. Allora, Tom, tu tieniti caldo, perdonerete la full immersion con Tom, ma non sapendo per quanto può rimanere, io intanto ne ho approfittato per fare una bella prima parte con Tom. Ma hai fatto bene, altri ospiti, quindi passo subito la parola ad Andrea e Nick, che invece saranno con noi fino a fine puntata. Andrea, arrivo da te. Eccomi. Dimmi tutto. Ci sei. Ma no, dici tutto. Un commento su questa situazione africana. Fra l'altro, prima di tutto, anche tu, come sei messo a Twitter? Perché vedo che ti hanno bastonato ben bene. A Twitter sono messo male. Mi hanno chiuso l'account senza addurre motivazioni plausibili. Hanno detto che posto cose sconvenienti, ma d'altronde si sa, sai, io notoriamente sono omofobo, sessista, razzista, fascista, antisemita, negazionista climatico, no siero. Bravo, almeno una cazzarola, una squadra l'abbiamo usata. Sì, vabbè. No, però quindi, non c'è da meravigliarsi. Devo dire che eri proprio una spina nel fianco, per non dire anche più cioè, sempre il fianco, ma leggermente più indietro, perché eri cioè, giustamente, eri un bel fastidio per i cagnolini del potere. Sì. E annessi e connessi. Twitter mi piaceva molto, infatti sono rimasto un po' così male perché dava la possibilità di questo botta e risposta
che poi terminava lì, perché non c'è mai stato nessun tipo di replica da parte di questi, però ti dava la soddisfazione un po' di asfaltarli, no? È così, però vabbè, faremo in altri modi. Adesso c'ho un altro profilo che si chiama Non sono Andrea Tosatto, ma devo ricostruirmi da capo. Invito tutti a seguire su Twitter Non sono Andrea Tosatto. Così. Non sono andato usato perché non sono io, ma è un tizio che comunque mi somiglia nei contenuti e nel modo di rapportarsi con questi stronzi. E per quanto riguarda l'Africa, sono cose che... Ma l'Africa è sempre stato un po' un pentolone in ebollizione, no? Tra bianchi e neri, ma anche tra neri e neri. Io ricordo, ad esempio, quando ci furono le elezioni in Kenya, e improvvisamente una popolazione apparentemente pacifica come i kenioti, perché poi tutto sommato il keniota è apparentemente pacifico, ma improvvisamente prendono fuoco e fanno le cose più turpi che si possano mai immaginare. Mi ricordo questa chiesa di Eldoret, quando i Kikuyu, credo, o l'altra tribù, non mi ricordo, hanno chiuso dentro un centinaio di persone appartenenti alla sponda opposta e hanno proprio letteralmente bruciato la chiesa con loro dentro. Quindi, insomma, fanno delle cose... io fossi probabilmente un agricoltore sudafricano bianco in questo momento... Ecco, la mia speranza è che a Burioni improvvisamente venga il pollice verde e decida di trasferirsi in Sudafrica a coltivare i campi, perché potrebbe essere un buon momento. Aiutiamoli a casa loro, come si dice, mettiamoglieli a casa loro. Allora, Nicola, arrivo da te. Abbiamo fatto una bellissima discussione dietro le quinte, portiamola anche per le oltre 2000 persone che ci stanno seguendo in questo giovedì sera d'agosto, e anche un abbraccio a tutti coloro che ci seguiranno in replica. Guarda, Tom prima ha detto una cosa sacrosanta. Quando mai un colpo di Stato, poi per di più in Africa, ha scatenato tutto questo interesse da parte del cosiddetto Occidente? Il presidente democraticamente eletto è stato deposto, poverino, da un colpo di Stato. Pianti, lacrime. Che tristezza. Ma avete un minimo di memoria? Cioè, l'Africa è 70 anni che subisce qualcosa come 7-8 colpi di Stato all'anno. Chiaramente ogni volta che i popoli africani cercano di acquisire un minimo di autodeterminazione e un minimo di autonomia economica, o quantomeno cercano di svincolarsi dalla predazione sistematica ormai secolare delle loro ricchezze, vengono deposti da colpi di Stato. Colpi di Stato che, è bene dirlo, negli ultimi 70 anni sono stati decisi in cabine di regia non africane, sono stati decisi in cabine di regia che fanno capo alla Gran Loggia Unita d'Inghilterra, per quanto riguarda quei paesi africani che sono stati nell'ambito del colonialismo britannico, e del Grande Oriente di Francia, per quanto riguarda quei paesi africani che sono nella sfera dello sfruttamento francofono. E purtroppo queste due realtà, il Grande Oriente di Francia e la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, è storia, è tutto documentato, hanno contribuito. E come? Attraverso le loro filiazioni africane anche all'organizzazione di tanti colpi di Stato, mettendoci personaggi chiave che poi erano funzionali alle economie predatorie dell'Inghilterra o della Francia. E Muammar Gheddafi, tu Tom hai detto, no, il mio idolo Sankara, io ho sempre avuto una foto di Gheddafi in casa, grande così. Una foto che la tengo attaccata dall'86. E fai bene. Sì. E leggetevi il libro verde. Già. Ma leggetelo veramente.
quando vi parlo di democrazia, leggete il libro verde, lo trovate anche in italiano, chiusa la parentesi. Allora, dei colpi di Stato africani all'opinione pubblica occidentale non gliene è mai fregato beatamente la mazza. L'unica preoccupazione delle elite sovranazionali e di entità, di corporation, perché ormai sono tutte corporation gli stati, di corporation come la Francia e il Regno Unito, è che la politica africana non vada a ledere i loro interessi, non vada a ledere la filiera di materie prime indispensabili, l'oro, diamanti, indispensabili a che cosa? Intanto all'arricchimento di certi politici e poi alla creazione di asset e alla corruzione, al riciclaggio, eccetera, eccetera, eccetera. L'Africa sta cambiando rotta. Se avete seguito gli sviluppi dei vertici di Pietroburgo dell'anno scorso, bravo, Mike. L'Africa sta svoltando. È già da anni che diversi paesi dell'Africa occidentale si sono ribellati a quello che di fatto è il colonialismo francese sotto mentite spoglie, con questo franco per l'Africa che hanno, che è una valuta predatoria, serve esclusivamente a controllare e regimentare le loro economie e a aprire corsie preferenziali per le esportazioni in Francia di materie prime di elevato pregio, terre rare, uranio, oro, diamanti, gas, petrolio, cacao e tante altre cose. E poi c'è il riciclaggio del caffè, sì. C'è il riciclaggio di valuta, insomma, parlano di democrazia, presidente democraticamente eletto, ma in Africa non esiste la democrazia come la intendiamo in Occidente. Sono pochissimi gli stati che possono essere detti democratici, ma poi sarebbe da fare un discorso anche su cos'è la democrazia. Perché se l'Occidente è un esempio di democrazia, ben vengano le libertà africane, certo, veramente. E lì c'è un problema, c'è ancora lo scontro fra territori che sono egemonizzati dal Regno Unito e territori che sono egemonizzati dalla Francia. Questo a prescindere dal fatto che siano stati formalmente sovrani con la loro bandierina, con il loro seggio alle Nazioni Unite. L'Unione Africana, che è un'organizzazione globalista, lo sappiamo, e sta subendo una spaccatura. L'Unione Sudafricana, per quanto sia un'organizzazione globalista, è molto guidata adesso dall'Etiopia e da altri paesi che con la Russia stanno instaurando un rapporto privilegiato di scambi commerciali. Parliamo dell'Eritrea, parliamo di altre nazioni, parliamo del Burkina Faso. E la cosiddetta Unione dell'Africa Occidentale, che è una creazione del Ministero degli Esteri francese, è comunque subordinata formalmente all'Unione Africana. E nell'Unione Africana, in caso di un intervento, ci sarebbe una bella spaccatura. In Francia avrebbero molta paura, secondo me, a fare un intervento diretto. Ho sentito voci in Francia di allerta dei servizi segreti, perché quello che è successo un mese fa con le rivolte degli algerini può succedere 10 volte di più con le rivolte di africani. E in Francia ce ne sono tanti. E ne parlavo stamattina con un nostro comune amico, Tom, e mi diceva che questa è la volta buona, che stavolta gli rovesciano addirittura la Torre Eiffel a Parigi. Se questi tirano troppo la corda. Tajani ha fatto una dichiarazione, come a dire, ha cercato disperatamente di buttare acqua sul fuoco, no, un intervento diretto di eserciti europei sarebbe visto come un'azione colonialista. Tradotto dal politichese, l'Italia si smarca da qualsiasi intervento. A parte, l'Italia non ha interessi economici nell'area. Ma il problema di fondo è questo. Bisogna vedere se avranno il coraggio di fare un intervento armato.
E poi bisogna vedere chi partecipa a questo intervento, bisogna sempre vedere le forze in campo, bisogna sempre vedere cui protest, la bella domanda, no? A chi giova? E la Nigeria fa un gioco sporco, perché la Nigeria è l'unico paese di quell'area che non è francofono, a parte la Liberia, infatti anche la Liberia, che è anglofona, si è schierata con l'Occidente, ma la Nigeria è uno stato pericoloso, secondo me. Perché, a parte lo Stato che ha fatto più misure pandemiche, fra virgolette, di tutti gli Stati africani. Poi è una sorta di laboratorio globalista, credo che sia ancora nel Commonwealth, e comunque nell'influenza inglese ancora. E sta marciando a tappe forzate verso una valuta digitale. In Nigeria secondo informazioni che ho avuto, stanno distruggendo sistematicamente tutto il contante che le banche ritirano e non emettono di nuovo. Stanno cercando di forzare la mano per obbligare i cittadini a usare bancomat o una prossima valuta digitale. Quindi è un laboratorio sperimentale. La Nigeria cosa ha fatto? Immediatamente ha tagliato le forniture elettriche al Niger. Sì. La Nigeria è a sud del Niger, ha forse 1500 km di confine comune con il Niger, se non di più, e gli ha tagliato le forniture elettriche. Per il 70%, secondo quanto mi risulta, il Niger si approvvigiona di elettricità dalla Nigeria. È tutta una situazione in itinere, ma secondo me chi interviene si dà la zappa sui piedi, perché rischiano altro che Vietnam. Ma il Senegal, secondo me, non ha interesse. Sì, ma Nick, devo aver colto in questi giorni, ieri, l'Algeria anche ha una posizione piuttosto interessante e anomala. Tu ne sai hai qualche approfondimento in più sulla posizione algerina? No, non ho notizie fresche. L'Algeria ha una bella posizione adesso, perché sta facendo accordi molto importanti con la Russia, ha consolidato i propri rapporti economici con la Russia. L'Algeria è fra i paesi bussanti che vogliono entrare nei BRICS, in prima linea per entrare nei BRICS, e si sta svincolando dal Fondo Monetario Internazionale al pari della Tunisia, e c'è una situazione esplosiva, una situazione epocale, sta cambiando anche la situazione dell'Africa. E guardate bene, è da anni che ci sono paesi africani dove c'è una forte migrazione europea, perché si parla tanto di immigrazione dall'Africa. E va bene, un conto è l'immigrazione economica per necessità, un conto è quella legata al piano Kalergi, che purtroppo va avanti a tappe forzate, perché vogliono creare un meticciato in Europa, vogliono creare una società con milioni di immigrati, in modo che sia culturalmente azzerata e gestibile, controllabile. Ma a prescindere da questo, c'è stata dagli anni 90 ad oggi, e non ne parla nessuno, una fortissima emigrazione europea in Africa, soprattutto che riguarda la Spagna e il Portogallo. E io ho parlato con tanti, anche in Spagna, con parecchie persone che hanno agenzie che fanno emigrare spagnoli e portoghesi in Angola e in altri paesi. Cioè, anche italiani, ma come c'è una fortissima emigrazione spagnola adesso in Colombia, tanti spagnoli vanno a vivere in Colombia, vanno a lavorare in Colombia, perché si sono aperte enormi possibilità lavorative. E c'è una forte migrazione spagnola e portoghese in Africa, e non ne parla nessuno. Ora riguarda soprattutto l'Angola, ma l'Africa è fuori dall'informazione. Si parla di Africa esclusivamente per gli sbarchi legati al traffico di esseri umani, si parla di ONG, che sono delle organizzazioni criminali che sono al servizio della peggiore globalizzazione del traffico di esseri umani, ma si parla soltanto di questo in relazione all'Africa. Mai una volta che i giornali si degnino di approfondire notizie sull'economia africana, danno false notizie, danno notizie terroristiche. Addirittura mi ricordo che un report del Bilderberg degli anni 90
dato ai giornali, sosteneva che l'Africa, se non sbaglio era del 96-97, dice l'Africa per tornare ai livelli degli anni 60, dice ci impiegherà 100 anni perché ormai è al collasso economico. Invece no, l'Africa sta risorgendo economicamente in una maniera incredibile. Incredibile, ci sono delle economie fiorenti e più si svincola dai legami con la Gran Bretagna e la Francia e più l'economia africana può decollare, ma questo fa paura perché andrebbe a interrompere il nuovo schiavismo, andrebbe a interrompere il nuovo forzato flusso di manodopera a basso costo verso l'Europa e andrebbe a interrompere una questione ideologica, il piano Careghi, che è un piano reale, un piano che serve per distruggere a livello etnico, culturale, sociale il tessuto europeo. Allora, mentre ne approfitto per ringraziare Sandra, Cerrix, Annagei, Pierangelo, Eine, Vincenzo, Michela, e me ne sono perso anche Stefano di recente, quindi grazie di cuore, ma ho un paio di input da dare a tutti quanti. Il primo volevo, solo dire una cosa velocissima, allacciandomi a quello che ha detto Nicola del piano Calergi come di un piano concreto e reale, ma infatti c'è anche un premio che viene assegnato, il premio Calergi, no? A chi meglio incarna, no, questo meraviglioso progetto. E ci sono dei personaggi insospettabili che hanno vinto il premio Calergi, se non sbaglio addirittura il Papa, la Merkel, insomma, esatto. Chissà, è interessante. Avete mai confrontato le foto di Mario Draghi e del Conte Calergi? Io sono sicuro, cioè io ho la convinzione, non lo posso dimostrare, ma è una mia convinzione, ho fatto proprio degli studi antropometrici confrontando le fotografie. C'è una somiglianza, sono identici. Impressionante, sì. Identico a quello che secondo me è suo padre. E non sarebbe un caso, perché è pieno in politica di figli di. Guardiamo Trudeau che è figlio di Fidel Castro, ormai lo sanno. Ah, di figli di? Di figli di sicuramente pieno in politica. Di cosa? Facciamolo. Guardate, dai. Cioè. Ci somiglia un po'. Mi sa che è una svertina di Calergi, Draghi. È una quaglia male, è una quaglia sbagliata. Ci gioca anche lui, ci marcia, non lo nega, lo sappiamo che è figlio. Poi abbiamo Napolitano, che vabbè, anche lui sorvoliamo, se no ci prendiamo le denunce, ma questo è evidente, l'avete viste le foto, dai. Quindi c'è un po' di sangue giapponese. Anche, Draghi. Anche. Beh, per forza, se fosse come dici tu, Calergi era figlio di, cioè il padre di Calergi aveva sposato una donna giapponese. Ma infatti, Tom, se ascolti, la frase era non ti ammali muoli. Era perché c'era proprio lì. Mi ricordo. Ti ammali muoli. Ti do anche allora, sempre per il che cosa potrebbe succedere, ovviamente come prima cosa ormai sapete che allora uno c'ha già lì la sanzione pronta, provano con le sanzioni in Niger, ma il Niger risponde nazionalizzando di fatto le sue risorse e respingendo le sanzioni, affermando che non si piegherà alle pressioni, ok? Quindi anche lì in qualche modo è un'altra dichiarazione di pugno duro, grazie di cuore Andrea, e mentre molti diplomatici statunitensi, italiani, spagnoli stanno lasciando il paese, chi non ha lasciato il paese, anzi, sono le diverse centinaia di truppe italiane che sono comunque in loco, vero Tom, ti risulta un contingente? Sì, mi risulta, sì, perché affiancano quelle francesi lì, situazione delicata. Si aspetta il casus belli, si aspetta la scusa per poter intervenire anche in qualche modo sul territorio. Pensate, e lo chiedo a Tom e poi a giro anche Andrea e Nicola, pensate che in questo caso si andrà avanti a scacchiera, come ormai vediamo fare da anni a questa parte, oppure trattandosi di suolo africano per procura qui i proiettili voleranno per davvero e in qualche modo scoppierà la guerra vecchio stile?
Ma non ce l'hanno più a dirlo. Non ce l'hanno più i proiettili. Li hanno mandati tutti in Ucraina. Bravo, Nick. Come fa la Francia combattere? Anche se in Ucraina sono più letali le vecchiette che lanciano i barattoli di conserva, vero Andrea? Che anche lì... Poi è vera una cosa. Perlo, tutti quei proiettili sprecati, bastavano due barattoli alle vecchiette giuste e tiravano giù anche. Secondo in Ucraina è molto difficile capire dove inizia il teatro e dove finisce la realtà e inizia il teatro. Io non ho ancora ben compreso... Dove finisce appunto il vero e dove inizia la propaganda. Di sicuro non ci metteranno la faccia, ma pensate in un conflitto vero e proprio, un'invasione del Niger da parte di chi? Giochiamo a chi l'ha visto, anzi non chi l'ha visto, a indovina chi invade per primo? Ma non... vedevo Nick piuttosto scettico e mi associo a lui, la vedo piuttosto... È una situazione esplosiva e non credo che qualcuno abbia voglia di me. È un vespaio e non è che... cioè, non, per il momento... Cioè, comunque, se dovesse scoppiare una crisi, lì, non so, non credo che sarà a macchia di leopardo. Lì c'è una situazione che cova, diciamo, da tanto, tanto tempo e lì, a un certo punto, certi istinti primordiali, se vogliamo chiamarli così, troveranno sicuramente sfogo, come appunto si diceva anche prima... quando Andrea faceva l'esempio della... cos'era là? Del Kenya. Sì, ma del Ruanda non ne parla più nessuno. Bravo! Già. No, ma ce ne sono tante. Guarda, io ho vissuto a Dubai tanti anni, lì per anni, e credo che sia ancora in corso. Non lo so come... Ma ad esempio gli Emirati Arabi e lo Yemen, la guerra in Yemen, insomma, si massacravano. E non è che Papa Bergoglio abbia mai detto una parola sullo Yemen, nel senso che vedi che l'interesse internazionale è sempre ad albero di Natale, no? Quando c'è una qualche convenienza altra, allora si diventa tutti sensibili, tutti preoccupati, no? Ma di conflitti che poi non... rimangono lì. Voleva dire qualcosa, è stato indeciso fino all'ultimo e poi però ha optato per... contro i negazionisti climatici, pianeta minacciato. Bergoglio ha detto che è bene non dimenticare che abbiamo bisogno di un'ecologia integrale e di ascoltare la sofferenza del pianeta. Sì. Ma parla di tutto tranne che di Gesù Cristo questo qua, perché è stato per 2 anni un informatore farmaceutico, sembrava così stipendiato da Pfizer, gli mancava soltanto la valigetta e di andare in giro per studi medici. Adesso è diventato pure climatologo. Insomma, prima voleva fare il macellaio. Comunque Andrea ha citato ha fatto un ottimo esempio citando lo Yemen, perché lo Yemen da quanti anni è andata avanti una situazione incredibile lì. Ci sono state decine, se non centinaia di migliaia di morti e nessuno non ne fregava un cacchio a nessuno. E adesso cioè guarda, hai fatto hanno risolto i russi e gli iraniani. Sì, adesso sì, in Yemen sì, ma dico adesso invece per il Niger. Si parla, certo. Andrea, vuoi sapere quale sarà la prossima professione di Bergoglio se sopravvive? Dopo aver fatto l'informatore farmaceutico, dopo che avrà fatto per un annetto il climatologo, e si sta preparando a fare l'ufologo. Lo credo anch'io. Io prima dell'ufologo metterei una fiche sul nutrizionista, perché sapete che poi in realtà se la prenderanno con le risorse di cibo per fingere una carestia alimentare. Però l'ufologo non è male, non l'avevo considerato. Diventare il più grande ufologo della storia. Sì, perché gli alieni un po' che spingono. È un po' che gli alieni spingono per entrare. Vorranno cavalcare certe rivelazioni. Ma quali rivelazioni, Nick? Cioè, scusa, non era retorica la mia. Cioè, ma io guarda, quando vedo che adesso, cioè, nessuno si è mai occupato di queste cose, chiamiamole delle stronzate, ma non nel senso che ci sia...
cioè la narrativa che viene portata fino a ieri, fino a stamattina, nessuno parlava di questi argomenti, perché c'è roba da complottisti, è roba da terrapiattisti, è roba da cretini, eccetera, eccetera. Adesso anche in Italia, cioè tutti che parlano di queste rivelazioni, ma quali cazzo di rivelazioni, porca troia, cioè queste cose, e molto più di quello che cercano di far passare, sono emerse da decenni. Guardate il lavoro del dottor Stephen Greer, che ancora negli anni 90, quello che fece quell'uomo per mostrare davvero quello che succedeva, e allora tutti lo prendevano per il culo, non lo cagava nessuno. Questo è andato al circolo della stampa di Washington, ha riunito decine di ingegneri militari, gente che ha raccontato di tutto e di più sulla scorta di testimonianze di prima mano, non come in questi giorni, questo che va davanti al congresso, ho sentito dire, ah vabbè, fammi vedere, no, i documenti non li ho, però mi hanno detto che, cioè, ma che cazzo di discorsi sono? Cioè, stanno veramente preparando, sì, perché naturalmente siamo, cioè, l'opinione pubblica mondiale costituita per lo più da tordi, stanno preparando, non ho capito bene, devo ancora capire qual è, cos'è che stanno preparando, cioè delle due l'una, o stanno cercando di mettere in scena l'ennesima false flag, solo che stavolta ci metteranno di mezzo gli alieni, o la seconda ipotesi che ho è che ormai sono obbligati, in vista di eventi che loro sanno che stanno per manifestarsi, sono obbligati ad ammettere e a preparare in maniera comunque molto parziale l'opinione pubblica. Delle due l'una. La seconda. Però la seconda. Non credo appunto. Io spero la seconda. Il scenario Blue Beam ormai sia scaduto, quindi. Come dice Andrea, è un po' che spingono e senza neanche due paroline dolci, quindi prima o poi. Sì, prima o poi secondo me faranno capolino. Ma volevo dire soltanto una cosa io per quanto riguarda le parole di Papa Bergoglio sul clima, no? Senza voler apparire complottista, io riporto soltanto un dato di fatto. Avendo vissuto 12 anni a Dubai, dove viene fatta ingegnerizzazione, no? dove si fa il cloud seeding, cioè l'inseminazione delle nuvole, e viene dichiarato, quindi non è che viene nascosto, cioè ti dicono guardate che domani mandiamo su un drone e irroriamo le nuvole, no? Ecco, alcune volte mi è capitato di vedere che l'operazione gli scappasse leggermente di mano, per cui succedevano delle cose abbastanza surreali. Se si pensa al clima di Dubai, cioè venivano giù delle grandinate della Madonna a pallettoni, no? Quindi cioè, non grandine normale, cioè grandine veramente pesa. Quindi io ti dico, la butto lì, ecco, io l'unica volta nella mia vita, le uniche due volte nella mia vita che ho visto grandinare a pallettoni è stato a Dubai quando scappava di mano il cloud seeding e in Italia adesso che improvvisamente c'è il cambiamento climatico. Diglielo ad Amato, che invece sta facendo la crociata contro le palle, lui è già partito, già in prima linea contro i mulini a vento, il Don Quixote contro le palle di grandine. Però guarda, l'altro giorno stavo tornando a casa dalla Romagna verso Bologna, no? E si vedeva il cielo terso a 360 gradi, cioè tutto lindo su tutta l'Emilia Romagna e solo su Bologna, tipo il nuvolone da impiegato di Fantozzi, hai presente? Cioè un unico nuvolone, un addensamento di una densità mai vista, cioè io in 50 anni di vita non ho mai visto una roba così, che arrivava fino a terra e lì pioveva brutalmente, si vede che veramente c'era Fantozzi che giocava a pallone, perché non si spiega, stanno succedendo le cose abbastanza inspiegabili. Andrea, rimanimi caldo, ho due cose per te. Uno, a proposito di quello che ci stai dicendo, giusto oggi numerose segnalazioni tipo questa, un cielo poco naturale, ecco, consentitemi almeno il poco naturale, questo, ecco, sono le foto di oggi che arrivano soprattutto dal Piemonte orientale, ecco. Sono assolutamente d'accordo, a quella precedente, oltretutto c'è un elemento in più che in questa non c'è, se torni a quella precedente, e questa è un'altra cosa che ho osservato per decenni, notate la parte inferiore delle nuvolosità in corrispondenza del sole, quelle iridescenze rossastre
denotano proprio, e lo dico con ragionevole certezza, denotano proprio, quella non è dovuta ai cristalli di vapore, cioè ai cristalli di ghiaccio o comunque al vapore acqueo della nuvola. Quelle sono particelle metalliche, perché queste nuvole non hanno nulla di naturale, come dicevamo, che vengono, cioè proprio producono queste iridescenze che io ho osservato innumerevoli volte, al punto da proprio da stancarmene perfino, e quindi è proprio la firma che quella roba lì, no, tutto è tranne che naturale. Ecco, quindi ringraziamo Fabrizio e Monica per avercele mandate. Vedete che stiamo cercando di creare questa rete sul territorio. Prima qualcuno ci ha scritto anche da Capoverde, quindi dateci in tempo reale quel che accade, anche le impressioni sul territorio. Avete sentito della Cina, immagino. Adesso arrivo anche alla Cina, ci arrivo in queste strane inondazioni. Ma Andrea, visto che hai citato Dubai, mi sono sempre chiesto, allora qua in Italia, ovviamente narrazione della settimana scorsa, perché adesso è arrivato il freschino, però è già finito purtroppo, gli ecopsicologi andranno in qualche modo. Ora arriva il ciclone Circe, che dice che abbasserà le temperature di 10 gradi, perché... Esatto. Dicono che un conto è il clima e un conto è la meteorologia, quindi praticamente esiste il caldo asintomatico che tu non percepisci, ma c'è, nel senso che il pianeta si raffredda per via del ciclone Circe, ma in realtà fa caldo, solo che tu non lo senti, è asintomatico. Quando la settimana scorsa si parlava di questo caldo che deformava i binari dei treni e gli aerei non possono atterrare per il caldo, ma è fantastico. Ma gli Emirati, gli aerei non atterrano. A Dubai vanno a correre. Ma a Dubai vanno a correre a 42 gradi. Le persone vanno a correre da aprile in poi. Si passa ai 40 gradi a Dubai. Eppure funzionano gli aeroporti, funzionano i pullman a 50 gradi. A 50 gradi girano gli autobus, la metropolitana. In Italia no. E quando dicevano inferno Roma. 34 gradi, a Dubai sono 50 e girano col SUV, cioè loro là girano col SUV, diesel, motore acceso mentre fai benzina, perché non è che ti puoi staccare il climatizzatore mentre fai benzina, perché altrimenti schiatti, quindi benzina col motore acceso dei SUV, e noi qua si stronzi per 34 gradi ci vogliono far girare col monopattino elettrico per abbassare di un grado la temperatura, che vanno a fare il culo, guarda. Sti stronzi, sottolineo, cheat, come si dice, quoto, sti stronzi. Vabbè. Ecco. Tom, Nicola, aggiungiamo qualcosa a questo, se volete, avete carta bianca. Ma cosa vuoi che aggiunga? Cioè, quando leggo appunto, l'avete citato, che ad Olbia non atterrano gli aerei perché c'era... Cioè, ma dai, ma che cazzo... Cioè, È incredibile, è surreale tutto questo, ma d'altra parte ormai, non so, mi sono arrivate a testimonianze proprio da Roma, da una persona che è arrivata da Roma in questi giorni, che, insomma anche... Sei un negazionista climatico, Tom, verrai crocifisso in sala mensa, come è giusto che sia. In sala mensa addirittura! Mi fa strozzina memoria. Mentre parliamo, tra l'altro, da Rimini, Enrico ci ha mandato un'altra simpatica situazione dove qualcuno sta giocando anche lì un po' a tris nei cieli. Guarda questi aerei, ma questa è la condensa. Guarda che strane queste condense che arrivano ora in tempo reale da Rimini. Ne voglio approfittare, visto che siamo in ambito Rimini. Allora, ho una notizia da verificare. Ma approfitto di questo base terra, di questo perché se venisse verificata siamo di fronte a qualcosa di epocale. Soldi delle donazioni alle banche, gli alluvionati potranno utilizzarli, ma chiedendoli in prestito. Questo accade a Forlì. Cosa? Avete presente le donazioni che la gente fa, cioè manda i soldi per gli alluvionati? Tutte le donazioni alle banche li danno agli abitanti di Forlì, ma in prestito. Quindi, Andrea, tu che dammi una mano, è anche cittadini di Forlì, mi date delucidazioni su questo? Per ora prendetela come gira questa notizia, l'ho letta anche prima. No, ma io voglio sperare che sia... No, ad esempio, quando c'è stato l'alluvione, io qua vivo a Monterenzio, che è stata una località colpita, diciamo, da questo alluvione dovuto alla siccità, no? C'è stato questo alluvione dovuto alla siccità e che ha creato esondazioni, per cui sono franate strade
case evacuate, no, persone che hanno perso le abitazioni. Il ministro della siccità è stato talmente bravo che un po' come Pozzetto ha fatto la parte. Esatto, tipo ragazzo di campagna, esatto. Bologna ha deciso di sospendere il pagamento delle bollette, no? per le persone che erano state interessate dall'alluvione. E io pensavo, guarda un po', mi sono messo una mano sulla coscienza, no? E dopo aver creato il problema, probabilmente, no? Comunque almeno non ci fanno pagare le bollette. Invece no, hanno rimandato i pagamenti. Cioè loro ti dicono, vabbè dai, non te le facciamo pagare per un paio di mesi, però poi le vogliamo. Le dicono, puoi dilazionare, ma poi i soldi li vogliamo tutti. Non è che puoi pensare di non pagare, capito? Tu pensa, ci sono persone qua che avevano appena finito la casa, cioè, no, cioè un vicino di casa che aveva appena finito una villetta, vedesi che bella, gli è franata la strada davanti, l'hanno evacuato e adesso lui non può neanche andare a casa sua. E gli hanno già detto che quella strada lì non si rifarà più, perché hanno detto non è la provinciale, è una strada secondaria, sono cazzi tuoi, quindi è inferocito, ma nessun successo, sono tutti cazzi tuoi, gli hanno proprio detto sono cazzi tuoi. Allora amici, noi qua cerchiamo di alleggerire, ma vedete come io è dura, dateci facciamo del nostro meglio, ma è dura. Dateci, cioè, l'idea è quella un po' anche con la satira, alleggerendo un po' per non mettere ancora energia negativa, però le cose vanno dette. Io veramente, anche questa cosa delle banche, verifichiamole, cerchiamo di radicarci sul territorio, siamo tanti, siamo una potenza, anche su Telegram, se ci oscurano su YouTube, adesso è cominciato questo famigerato e tanto atteso agosto, noi non ci fermiamo, l'associazione, gli eventi dal vivo, Telegram, Facebook, Instagram, insomma siamo veramente ovunque, sempre coi nomi di Facciamo Finta Che e di Gianluca Lamberti, non ci riusciranno mai a far in qualche modo a oscurarci contemporaneamente su tutti i social, faranno sempre l'errore di lasciarne uno su e noi con quello ci riorganizzeremo, però facciamo rete, indaghiamo, facciamo domande, mandateci foto di prima mano, non facciamo come i media mainstream, noi le cose le vogliamo di prima mano da chi le ha viste, a chi ha fatto le domande in prima persona, a chi le ha vissute. Volevo aggiungere una piccolissima cosa, Gianluca, quando è venuto l'alluvione, no? Il sindaco di Monterenzio ha detto il territorio si sta liquefacendo, bisogna assolutamente abbandonare questi territori, no? Ecco, e considerando che Lepore, il sindaco di Bologna, no? Ha dichiarato che entro il 2030 vuole la città di 15 minuti a emissioni zero, no? Capisci bene che un paese come Monterenzio, che è un paese di pendolari, ci sta un po' come la merda nel letto, no? Perché, voglio dire, chi fa il pendolare mal si concilia con una città a emissioni zero. E vedi che quando questa gente ha bisogno di cambiare, le forze della natura si schierano dalla loro parte e vedi, e mandano i diluvi, perché così poi le persone sono invogliate ad abbandonare questi territori che non ci stanno con l'agenda 2030, cozzano con l'agenda 2030. Ma che ne pensate, appunto, visto che siamo entrati in argomento, così poi vi lascio e vedo di salvare il mio matrimonio, di quello che sta succedendo in Cina, dove addirittura questo scenario delle tre gore, la diga delle tre gore che starebbe per collassare, quella notizia che avevo già sentito anche 4 anni fa era successa la stessa cosa, se ne parlò e poi non è successo un cavolo. Però di fatto ho visto dei video dove effettivamente comunque queste piogge, ci sono queste precipitazioni pesantissime, ci sono state e non so, voi cosa ne pensate? Adesso faccio io il Lamberti della situazione. Voi, facciamo un giro. Cominciamo da te, Gianluca. Tu cosa ne pensi? Io dico che la Cina è un ottimo indiziato in stile Corea, perché se vi ricordate in qualcosa di sanitario, quel che usavano là e far vedere là era una roba mai vista, delle reazioni cinematografiche mai viste. Potrebbe essere una scusa per qualcosa che è difficilmente verificabile, buttare uno spauracchio uguale al 2020, sì. Infatti penso che un prossimo editoriale si chiamerà Ritorno al 2020, perché anche lì per terrorizzare qua dicono guardate in Cina e poi sì, terrorizzano qua. Sì, sono d'accordo Gianluca, sono d'accordo. Oh,
Abbiamo Socrate con noi. Ciao, Allora, Nicola, passiamo a te adesso. Proseguiamo il giro. D'accordo. Allora, è molto facile trasmettere in televisione quello che vuoi. Se in mancanza di conferme dirette dalla Cina sull'entità di certe precipitazioni, sui danni, è molto facile trasmettere foto di uragani scatenatisi, magari, o filmati di uragani scatenatisi 2, 3, 4, 5, 10 anni fa, fare dei montaggi e Bravo. Presentare situazioni catastrofiche. Molto facile, lo sappiamo benissimo. Esatto, sono concordo in pieno. Tu Andrea che ne pensi? Sì, penso la stessa cosa, perché tra l'altro è un film già visto e rivisto, sì. L'hanno usato per l'ISIS, no? E cioè è lo step by step, inizialmente ti introducono il prodotto, ti rendono consapevole del fatto che sta arrivando un prodotto nuovo e quindi te lo fanno partire da lontano. Ti ricordi che l'ISIS era partito con già di John il tagliagole che ci mandava i videolini, sì. Dove peraltro non si vedeva mai segare una testa, però ci arrivavano questi videolini in cui si supponeva che già di John, diciamo, tagliasse delle teste, e poi quando il mercato cominciava ad essere caldo, no? E l'ISIS era stato sdoganato, diciamo, e le persone cominciavano a sostituire la paura che avevano per Al-Qaeda con la paura per questa nuova organizzazione, ecco che il prodotto finalmente poi si avvicina, no? E sono iniziate lì, ad esempio, le stragi di Nizza, eccetera. Con il virus è stata così, prima l'hanno fatta partire da Wuhan con queste immagini cinesi, eccetera, poi ce l'hanno avvicinato qua, no? E adesso fanno le stesse cose, ma se tu vai su Netflix ci sono almeno 3 o 4 tra film e documentari dedicati ad alluvioni, a catastrofi naturali, sì. E cazzi e mazzi, perché comunque le persone devono cominciare, cioè il mercato, ragazzi, bisogna cerchiamo di capirli questi qua, hanno bisogno di smerciare i loro prodotti, yes. Benin, è chiaro che se non fanno un po' di marketing e poi gli rimangono in dispensa, Benin finisce come gli è successo con i sieri che ne avevano 12 ecco. Milioni di dosi invendute e che hanno provato a darle al terzo mondo, gli hanno detto ma noi ci ammazziamo con i fucili, vaffanculo. Poi mi fatto, quando parlavi di Jerry John là, insomma, di quel personaggio che fece epoca all'epoca quel giro di parole, mi è venuto in mente, mi ricordo proprio che emerse naturalmente nessuno ha parlato di questo, emersero pochi articoli corredati però anche da immagini che mostravano uno studio in California dalle parti di Los Angeles dove sul solito green screen, sullo schermo verde, stavano facendo proprio questi film. Che poi no, ma Tom, te ne devo dire una meravigliosa, guarda, perché arrivavano questi video, no? E tu non vedevi mai segare una testa, no? Cioè praticamente lui ti diceva adesso te la taglio, te la sto per tagliare, poi c'era il salto di immagine e si vedeva una schiena con una testa sopra, no? Che da un punto di vista psicologico non ha senso, perché tu sei un terrorista, non seghi, diciamo, la scena topica, no? Quella che spaventa di più. Allora io ho persino pensato magari lo tagliavano a valle, perché sai che a volte ci raccontano che hanno paura che ci impressioniamo, eccetera. Esatto. E l'ho chiesto a ChatGPT, sai l'intelligenza sì, artificiale, sì. Quella che per un po' l'hanno chiusa perché era la più complottista di tutte, no? Li sputanava tutti. Gli dico, ma ChatGPT, ma queste videolini, la scena della decapitazione, la tagliavano a valle? E lei mi dice no, arrivava già dall'ISIS proprio montata così. E io gli ho detto, ma com'è possibile, scusa, che tagliano la scena più cruenta? E ChatGPT mi ha detto, forse per proteggere il buon nome dell'organizzazione. Gli ho detto, ma che cazzo dici, Su questo, Andrea, tu hai fatto la metafora su Rocco Siffredi, se ti va di riportarla. Sì, no, dicevo, cioè, praticamente fare un videolino dove ometti la scena topica, no? È come se tu ti affitti un film con Rocco Siffredi che ti dice adesso ti trombo, adesso ti trombo, adesso ti trombo, ti è piaciuto. Ma ti è piaciuto cosa, no? Cioè, se Rocco avesse lavorato così, faceva due film e lo mandavano a casa. Quindi da lì si capisce, no? Che è impossibile che fossero in qualche modo realistici, no? questi videolini erano chiaramente un'azione di marketing finalizzata a cominciare a creare il mercato per poi
i false flag delle stragi di Nizza del Bataclan, anche in Siria con gli elmetti bianchi, ve lo ricordate? E poi sono saltati fuori proprio i ciak e tutte le cose, cioè, l'abbiamo visto innumerevoli volte, ma vabbè, che vedevo di ragazzi. Sì, sì, ma loro usano sempre tre tecniche praticamente. Loro usano lo step by step, cioè un passettino per volta, no? Il problem reaction solution, che quello lì gli funziona sempre, no? Cioè ti creo il problema, aspetto la reazione tua e poi arrivo con la soluzione, che è quello che volevo venderti a monte, no? E poi il divide et impera. Cioè loro su queste tre tecniche, che sono ben vecchie come il mondo praticamente, perché non inventano un cazzo, però... Ragazzi, gli funzionano sempre, cioè anche adesso. Sempre vedi che... meno, però, bisogna dirlo. Sì, 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 sempre meno, bisogna dire questo, è la verità. Bisogna capire quanto bisognerà aspettare affinché gli funzioneranno zero. Questo bignami dell'agenda 2030 finirà Capodanno 2024 o che dite voi? No, ci saranno ancora colpi di coda, secondo me, per un annetto, ma stanno fallendo su tutti i fronti, ma non è solo un fallimento, hanno paura, perché sanno che se gli casca il gioco, se gli implode la macchina, verranno presi a casa per casa, e pagheranno milioni di persone implicate in questa matrix criminale, chiamiamola pure così, pagheranno di persona, e lo sanno, e sono milioni dell'uomo bruciato, fra responsabili diretti e complici, milioni. Mi piace Nicola che dice questa cosa, andava detta con la voce di Luca Ward, in questa... è vero, sì, però questo... anche la voce di Nicola nei migliori cinema. Va bene ragazzi, io vado a salvare il mio, quel che resta del mio matrimonio, come avevo detto. Salvate il soldato Tom e saluto tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, saluto naturalmente Andrea, che mi ha fatto un grande piacere avere qui con noi stasera. Nick, tra l'altro ti sei fatto la puntata da solo la volta scorsa, mi ha detto l'uccellino. Mi è toccato. Ma no, siccome mi avevi telefonato, ci eravamo sentiti per telefono. No, mi hai detto che però andavi a Cagliari a una conferenza e non potevi. Sì, è vero, ma mi sembrava che fossimo d'accordo per in qualche modo. Vabbè, niente, ma va benissimo così. Guarda, non posso, questo è il karma. Due giorni, il karma. Con tutti, non posso, con tutti i panni che ci hai tirato, stavolta te la sei fatta da solo. Comunque ti saluto e ti abbraccio, Nick, è sempre un piacere. Gianluca, saluto anche te, saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao Tom, ciao. Lunga vita e prosperità, ciao. Ciao, attento alla grandine. Grande Tom che non si sottrae mai, vedete come alla fine poi ci divertiamo fra di noi, adesso spero di non avergli creato problemi, ma la che mi ha detto 20 minuti massimo mezz'ora, è un po' come il ragazzi stasera usciamo ma non facciamo tardi, e poi sappiamo tutti come va a finire, l'abbiamo trattenuto 1:07, quindi direi che... come quello che dice alla moglie, guarda vado al bar, faccio soltanto una mano a carte, torno subito e poi sparisce dopo pomeriggio, vado a buttare l'immondizia e torno dopo 3 giorni. Vabbè, comunque amici, ci siamo, un giro anche perché fra l'altro tenetevi pronti, laddove ci fossero sviluppi noi andremo avanti 7 giorni su 7, facciamo anche magari una maratona, cerchiamo aggiornamenti costanti, vedete come sul fronte ucraino, sul fronte africano, sul fronte sudamericano, sul fronte del BRICS, sul fronte sudafricano, insomma è un periodo, anche gli amici che si sono collegati con noi, su facciamo finta che, lo dico sempre, il caso non esiste, avete scelto una bella epoca, quantomeno interessante, in cui tutto accade. Quindi spettatori abbonati in prima fila e anche fautori di quel che stiamo raccontando. E mentre lo raccontiamo, visto che in qualche modo esiste solo il presente, il passato c'è già stato, il futuro lo creeremo e il futuro è di chi l'ha già cominciato. Quindi voi che ci state ascoltando, e siamo anche in un buon numero, perché se i numeri ci dicono che solo in diretta ci sono praticamente 3.000 persone con noi, figuratevi a quante migliaia di persone arriverà questo video. Non ha importanza poi quante ne segnerà, però io penso che sia veramente un momento storico in cui questi contenuti arrivano a un sacco di persone. Cercate di prendere il bicchiere mezzo pieno, di fare vostri alcuni contenuti, di creare, l'obiettivo è sempre quello di far nascere interrogativi, creare domande, spunti di ricerca individuali,
non è nostra filosofia quello di dare delle risposte che vanno prese come dato di fatto, a quello ci pensa il mainstream. Noi siamo per persone pensanti che si aiutano, che fanno ricerca sul territorio, che si danno informazioni di prima mano e si sono organizzate per fare a meno di quello che è il finto giornalismo, di quello che sono i telegiornali, i giornali, le radio e tutta una pantomima che è imbarazzante. Io non li invidio per niente, sono imbarazzanti nel loro tentativo di nascondere l'ovvio, però non possono tornare indietro. Pensate anche che inferno si sono creati, no? Visto che abbiamo citato il karma. Se lo sono creati da soli, secondo me sono loro i primi a sperare che finisca presto questa roba. Non come faranno? Sì, no, ma infatti quello che diceva Nicola, secondo me è assolutamente vero. Hanno una paura fottuta perché la consapevolezza comunque sta inesorabilmente crescendo. Perché se guardi comunque rispetto ad esempio a chi era caduta, a chi era caduto nel trappolone, rispetto a quanti erano caduti nel trappolone, ad esempio su questa nuova narrazione, già ci stanno cadendo in molti di meno, tant'è vero che loro sono dovuti partire molto più cattivi già dall'inizio. Vedi che già dall'inizio ti minacciano, ti dicono che se tu neghi devi essere arrestato, che non puoi avere dubbi. Sono partiti molto feroci perché sanno che comunque hanno molta meno capacità persuasiva già rispetto a 2 anni fa, quindi stanno veramente andando giù rapidi in caduta libera. Ma chi non volesse più guardare, leggere i giornali e guardare la televisione, piccolo spazio pubblicità, oggi è uscito il mio libro nuovo, Interrotti. Tra l'altro Nicola è stato uno degli editori del mio primo libro, The Covid Show, ecco, Interrotti, scritto a quattro mani con Maria Grazia Dondini, che è stata, pensa, il primo medico sospeso d'Italia, una guerriera, venì, meravigliosa, grande. Basso profilo, una donina minuta, ma gli onore ha spaccato dei culi clamorosi. Sì, sono molto contento di questo libro, è uscito oggi, lo possono trovare chi lo volesse comprare sulla piattaforma del Giardino dei Libri, per adesso, quindi il Giardino dei Libri, e poi si estenderà a scacchiera, un po' come le narrazioni di Davos. Fra l'altro io ho un regista in cortile, vediamo se ci sta seguendo, regista in cortile, riesce poi a far passare anche le altre foto, altrimenti le mettiamo in chiusura. Però fra l'altro siamo anche protagonisti, visto che il cielo che abbiamo fatto vedere prima era di San Marino, e noi il 26 agosto proprio con Andrea saremo a San Marino e ci divertiremo, oltre che faremo pensare, poi ci sarà anche un momento sui mantra che di solito lo fa il nostro amico Savio. Mi fa piacere, arrivando anche sul territorio, ospitare Tea, che farà anche magari un mantra insieme a noi, insomma con un sacco di amici che ci verranno a trovare, vero Andrea? Sono contento, sì, mi fa molto piacere, guarda, mi fa molto piacere, tra l'altro andare giù in Romagna è una cosa che mi fa sempre piacere, perché insomma c'è il sole, c'è la gente allegra. È un bel momento, ecco, hai scelto un bel momento secondo me per andare in Romagna, anche se devo dire che quest'anno si stanno lamentando in tanti perché c'è molta meno gente rispetto agli anni passati in Romagna, e questa cosa è molto preoccupante perché essendo la Romagna un po', diciamo, la meta turistica per il ceto medio e per i lavoratori, no, italiani, ecco, il fatto che quest'anno ci sia un calo molto evidente. Guarda, ecco, dovrebbe... Adesso Nicola, arrivo da te, che so che vuoi commentare, sì. Ma ci date un input in qualche modo, i nostri ascoltatori che vivono in località di turismo, sia marittimo che non, le località turistiche, soprattutto a livello italiano e non solo, perché ci sono arrivate anche notizie, per esempio, delle isole Baleari che non sono tutto esaurito, quindi ci sono tanti tanti posti vuoti anche nelle Baleari. Come siamo messi a turismo? Perché è uno degli indici che andrebbe a confermare quel che solo la borsa non sta confermando, cioè che il PIL italiano è in decrescita, e Francia, Italia e soprattutto Germania se la stanno passando molto molto male dal punto di vista economico. Esatto. E io sono convinto che alcune mete, non ho le prove, però ho la sensazione che alcune mete, come ad esempio, non so, Porto Cervo in Sardegna o non so, la Versilia più esclusiva, io sono convinto che quelle tengano molto di più rispetto
alle mete turistiche, diciamo, economicamente più abbordabili, no? Perché insomma, la categoria più in difficoltà in questo momento, io credo che sia la classe lavoratrice e il ceto medio, perché si sta facendo sistematicamente un'azione di distruzione rivolta oltre al turismo russo, che manca per ovvie ragioni, ed è un danno, e io veramente invito tutti i lavoratori nel settore a fare causa al governo italiano per il mancato guadagno dovuto a un'assurda russofobia immeritata totalmente. Ma vedo che mancano anche molti, adesso stavo leggendo un po' in chat, mancano molti turisti dall'estero, e qui complici anche chi ha terrorizzato illudendo che l'Italia fosse un forno che si stesse andando a fuoco con temperature mai viste. Quante disdette ci sono state? Chi paga questi danni di fake news, di informazioni sbagliate? Chi le paga? Pensate anche lì a chi ha fatto, a chi continua a contribuire all'ecoansia, alla pagliacciata dell'elettrico, che anche qui guardiamo un bicchiere mezzo pieno. Le auto elettriche forse ce le siamo tolte dai coglioni, o quantomeno ci siamo vicini, no, Nick? Sì, tranne che per i coglioni che l'hanno comprata, che dovranno rifarsi presto. La tocca pianissimo. Ci scusiamo con tutti i possessori di Tesla in questo momento, con le gare. Ci scusiamo con i coglioni. L'avete vista la Ferragni che fa la pubblicità alla sua BMW elettrica? È meraviglioso, è proprio uno spot per non comprarla. Cioè, ogni tre minuti è ferma lì a fare la carica, sei ore per fare 20 minuti di strada. Meraviglioso. Allora, no, tanto per capire, siccome siamo in guerra contro delle elite che hanno dichiarato guerra all'umanità. L'umanità si ritrova in guerra. L'agenda 2030 è uno degli obiettivi di questa guerra. Le auto elettriche sono un complemento di questa guerra. Allora, chi adesso compra un'auto elettrica fa il gioco del sistema e non ha alcuna giustificazione. E ha tutto il mio disprezzo, mi dispiace. Niente di personale. Loro sono bravi. Adesso compra un'auto elettrica e rema contro l'umanità. Lo sai però cosa fanno loro, Nicola? Beh, loro io vorrei spezzare un dildo così per tutti i possessori di auto elettrica, no? Perché questi stronzi sono bravi a diciamo spacciarti i loro progetti come realtà ineluttabili. Cioè, loro hanno questo linguaggio, no? Ad esempio, la Sclane non ti dice: a me piacerebbe che entro il 2035 tutte le macchine fossero elettriche. No, lei ti dice: entro il 2035 tutte le macchine saranno elettriche, no? Allora, il lavoratore che è a casa, che magari si è messo da parte i soldini per comprare la macchina, no? Sente così e dice: cazzo, io mi vado a comprare una macchina diesel, tra 2 anni la devo rottamare, perché questa ha detto che entro il 2035 tutte le macchine saranno elettriche, e allora si va a comprare l'elettrico. Quindi è la profezia che si autoavvera, no? Nel senso che loro fanno questo gioco qua. E invece quello che bisognerebbe fare è proprio fare il contrario. Fare il contrario, cioè nel momento in cui lei ti dice: tutte le auto saranno elettriche entro il 2035, no, cazzo, io esco di casa e mi compro un euro zero super inquinante, va a fanculo. Un ritmo del 92. No, un ritmo del 92. Quando annunciavano questa pagliacciata scritta a cubitali, dal 2035 solo elettrico, quindi non comprate il resto, al di là dei poverini che magari non si sono potuti consultare, ma fra l'altro strapagando e inquinando tantissimo, facendo un danno, potrei parlare per ore. Qualcuno ha detto: ma perché ce l'hai con le auto elettriche? Ne ho parlato in passato, se volete vi tengo un'ora a elencare solo i difetti, perché non si deve assolutamente fare. Non ci credete se lo dico io, ascoltate tra le ultime parole, guarda caso, di Marchionne, che diceva, proprio citando: se sei mio amico non comprare un'auto elettrica, perché è una roba che dobbiamo fare per forza, i primi modelli li vendiamo solo in California e ci rimettiamo un sacco di soldi, non comprate l'elettrica, una roba che non funzionerà mai, Marchionne. Quindi anche lì, guarda caso, poi vabbè, andiamo avanti. Sapete che Nicola, l'altro giorno sono venuto in Toscana a fare i go-kart, arrivo
go-kart elettrico, vaffanculo, cioè, anche il go-kart, Belin, anche il go-kart ora è elettrico, no? Una volta invece c'era questo suono, andavi a 20, però avevi questa sensazione di essere... Comunque, quando hanno annunciato questa cosa del 2035, ovviamente subito dopo hanno detto no, non è vero, ci saranno mille, cioè, non siamo minimamente pronti, è proprio fantascienza, ma non hanno fatto il controordine. Quindi per le persone che seguono solo i telegiornali di Mentana, non lo sanno. Cioè, due giorni dopo hanno detto una minchiata, ma te lo dicevano a pagina 3 o non lo dicevano proprio. Sì, sì. Ma era palese che tutti i governi hanno detto, no, ma figurati, non la votiamo minimamente perché è una boiata, le macchine a pile inquinano tantissimo, non c'è, fra l'altro, queste auto che continuano a segnare, parti con un'autonomia di 200, poi dopo due minuti sono 100, 50, 70, 40, sì, rimangono sì, tutti sì, a piedi e inquinano tantissimo, anche perché poi mi devono spiegare ora di quei boiler elettrici invenduti che nessuno vuole, perché fra l'altro anche Mazda ha ritirato i suoi modelli dal mercato in America, quindi molte case automobilistiche falliranno per queste scelte volute dall'alto, anche lì follow the money, andiamo a vedere chi li ha finanziate. Addirittura le pubblicità dei prestiti, ti serve un prestito per comprare la tua auto elettrica, chiedi ma che nesso c'è, ti serve un prestito per comprare la tua auto nuova elettrica, è chiaro che quella pubblicità chi l'ha pagata realmente? Ecco, nessuno li fa, cioè, sarebbe facile fare 2 più 2 e andare a vedere chi paga, no? Perché le case automobilistiche producono un qualcosa, e Marchionne stesso l'ha detto, cercate l'ultimo discorso di Marchionne, per ogni auto venduta ci rimettono $15,000. E allora, cioè, ditemi che imprenditore fa qualcosa che per ogni... ma che deve sperare di non venderne, perché più ne vende, più fallisce. Ma poi Gianluca, non so se tu hai visto, Nicola, quella pubblicità che... Io non ho mai visto una pubblicità così autoboicottante, clamorosa. Non mi ricordo che marca fosse di automobile. Praticamente facevano vedere la loro ultima automobile elettrica, no? E poi la facevano vedere... Che chiusa in garage ferma con il tipo che usciva in bicicletta e diceva questa macchina, cioè, è così bella che la puoi non usare, cioè ti dicevano comprala e chiudila lì e vai fuori in bici, quindi cioè, sì, non ho mai visto una pubblicità dove ti invitano a non usare la macchina. Ha una logica, perché l'obiettivo è nelle loro menti criminali è impedire che i cittadini del nostro prossimo futuro possiedano un'automobile. Bravo, anche secondo me. Possono anche spostare al di fuori del loro contesto urbano. Bravissimo, vogliono impedire i viaggi. Stanno già progettando di ridurre il numero degli aeroporti in Europa. La Gran Bretagna ha già deliberato di ridurre, di chiudere tantissimi aeroporti e di mantenerne soltanto 3 nel Regno Unito. Ma infatti quando io sento le persone, Nicola, infatti quando io sento le persone dire sono rincoglioniti, come pensano di sostituire tutte le automobili con automobili elettriche, non ci sarebbe la possibilità di alimentarle tutte perché manca l'energia, ma perché loro dove ci sono 10 macchine adesso ne stanno pensando forse una. Sì. E tutti gli altri a piedi o con i loro monopattinini del cazzo, che credo che sia veramente come dici tu, esatto. Sì, piste ciclabili ovunque, in strade dove non sono neanche realizzabili, dove intralciano soltanto la circolazione, e giù incidenti. Bravo, anche perché appunto prima eventualmente crei le infrastrutture, poi introduci i veicoli, adesso invece qua ti vedi sfrecciare questi rincoglioniti sul monopattinino a 70 all'ora contromano, è pericolosissimo, una roba fuori di testa, ma su strade piene di buche. Col monopattinino, questi. Vabbè. Su strade piene di buche, oltretutto, no? Che pigli un sassolino, schizzi via, e non sei neanche in sella, cioè su una bici hai una posizione leggermente, secondo me, più stabile, lì cazzo, veramente, cioè, cadi a Rimini, ti ritrovano a Riccione. Ecco, abbiamo anche la foto, giustamente adesso lo chiediamo, visto che abbiamo parlato anche un po', noi ci ridiamo, no? Però guardate anche un po', ci scrivono anche i nostri amici di Rimini e Riccione, che sono anche un po' stufi e ci dicono principale turismo riccionese degli ultimi anni, ecco, complice anche la Meloni, eccolo qua,
andiamo a vedere che siamo pieni di risorse, sì, che campano così, ecco. Quindi questo anche lì non penso siano felicissimi i signori che debbano utilizzare gli asciugamani lì vicino, in qualcuno che sia in hangover dalla sbornia del giorno prima arrivato in qualche modo. Per carità, un po' il turismo di fortuna a 18-20 anni ci sta, ma quando è troppo veramente diventa un danno per chi ha riposto tutti i suoi finanziamenti, tutti i suoi investimenti nel turismo come la terra dell'Emilia Romagna. Quindi è veramente un danno, ma anche qui è tutto veramente, mi viene in mente proprio l'immagine di Taffazzi, ve lo ricordate, dove Aldo Giovanni Giacomo Taffazzi che sì, si bastona da solo in quelle parti lì. Quella è l'immagine dell'italiano degli ultimi anni. Vedo Mesbe che si è attivato al volo con Taffazzi, ma è giusto, così almeno anche gli amici che non sanno di cosa stiamo parlando ne potranno vedere in questa fase finale, mentre aspettiamo il gran finale di Taffazzi. Giro finale, vai Nicola, partiamo da te, le ultime parole di questa puntata. Eccolo Taffazzi, eccolo lì. Tra l'altro lui grande Lo so, purtroppo purtroppo sì. È uno dei tanti miti che sono caduti e che non si rialzeranno più, purtroppo. Sì. Vabbè, però ha segnato un'epoca. Nicola, fate circolare questi video, diamo più fastidio possibile al sistema, perché vi ripeto, siamo in guerra. Non dimenticatevi che siamo in guerra. È una guerra contro l'umanità e se non la vinciamo ci rimetteranno i nostri figli. Vivranno in un mondo distopico, in un mondo totalitario, in un mondo depopolato, in un mondo di schiavitù digitale. E questa guerra deve essere vinta, dobbiamo distruggere la narrazione del terrorismo climatico, dobbiamo rimandarla al mittente, dobbiamo denunciare i pericoli della digitalizzazione forzata, rifiutarla, contrastarla e rifiutare tutto quello che riguarda l'agenda 2030 e soprattutto rifiutare tutto quello che è falsamente green. Quando sentite la parola green, frizzate le antenne, perché vi stanno fregando, vi stanno inculcando, vi stanno proprio inculcando, vi stanno inculcando proprio il loro totalitarismo. Sì, sì. Ecco. Ricordate il gesto di Andrea, mi sa che lo rivedremo nei meme di questo sabato all'editoriale. Andrea, ultimo giro anche per te. Ma io ho ascoltato questa sera e abbiamo parlato di due profezie, no? Quella della Schlein che dice che nel 2035 non ci saranno più automobili che non siano, o veicoli che non siano elettrici, e quella di Nicola che ha detto che presto si andrà a prendere questa gente casa per casa. Ecco, allora io dico, se dipende massimamente da noi, quindi se vogliamo vedere avverata la profezia della Schlein, allora usciamo di casa domani, andiamoci a comprare il monopattino e la microcar elettrica. Invece, se vogliamo vedere avverata la profezia di Nicola, cominciamo ad imparare a leggere tra le righe, a riconoscere le tecniche di marketing, le tecniche di manipolazione e di vendita che si celano dietro a queste apparenti calamità piovute dalla Luna, e nel momento in cui le riconosciamo non avremo più paura, ci renderemo conto di essere davanti a piazzisti anche abbastanza mediocri, e allora ecco che la profezia di Nicola magicamente potrebbe prendere corpo. Mi raccomando, condividete questa puntata, dividetela pure in parte, clippatela, usate anche i piccoli pezzettini per arrivare a tutte le età. È indispensabile coinvolgere, a parer mio, e muoversi e contarsi quando si ha una massa critica, e al momento vedo un grande gap che è quello degli under 25. Quindi diteci anche se c'è qualcuno in chat, scriveteci qualche esempio positivo, lo vediamo anche gli eventi dal vivo, sono veramente delle mosche bianche al momento, sono troppo bersagliate, difficili togliergli dai Ferragnez, dai professori falsi, dalle istituzioni, dalla propaganda, dal lavaggio del cervello, perché non hanno un'età critica per capire che il sistema scolastico, il sistema televisivo, il sistema musicale è tutto contro di loro.
vengono usati. E attenzione, anche il sistema, le stand-up comedy e la comicità. Se guardi, c'è stata un'infornata incredibile su YouTube di nuovi comici molto spinti, e che vanno tutti nella direzione delle narrazioni che piacciono a questi, cioè la teoria gender, il green, la sostenibilità. Però io vedo invece anche partire dall'America, da casa, proprio dal deep state grosso, un'ondata di politicamente scorretto che fa veramente ridere. Sì, quindi sì. Anche lì, quando poi si sveglia il politicamente scorretto, non ci sono cazzi, ne vedremo delle belle. Abbiamo citato anche gli eventi dal vivo, vi aspetto il prossimo, quindi tutti gli amici dell'Emilia Romagna, se vi va fate anche un weekend per raggiungerci, approfittiamo anche del periodo estivo, Vittor Nunzi, Tosatto, Tea, Davide Rossi, insomma ne vedremo delle belle fuori dall'Italia, chissà anche in qualche sorpresa dell'ultima ora a cui stiamo lavorando tra un po' di amici del canale, non svegliamo troppo al momento e io vi do appuntamento fra l'altro, presto anche su Facciamo Finta che, fra l'altro finisce la punizione sabato e domenica di cosa parliamo Nicola? Domenica torniamo a parlare dei medici perché la puntata che abbiamo fatto domenica la scorsa... La famiglia, i medici, lo diciamo così per la censura. I medici, la famiglia. La famiglia dei medici. La puntata che abbiamo fatto sul canale Gianluca Lamberti, dove ci state guardando, momentaneamente per via dell'attacco censorio sul canale Facciamo Finta Che, ha avuto un grande successo e... come al solito io mi sono dilungato e non sono riuscito a concludere il discorso, sono appena a metà del guado e per cui domenica parleremo di quello che c'è stato dietro la fine della dinastia Medicea e di tanti segreti della storia e della fine del potere di una famiglia straordinaria, una famiglia iniziatica che ha contribuito incredibilmente a fare la storia italiana, ma anche il Rinascimento, l'arte, la filosofia, la cultura e molto molto di più. Io vi dico anche di iscrivervi a questo canale, fra l'altro per l'iniziativa aumentiamo le visualizzazioni e ci stiamo riuscendo. Nella settimana di punizione di bavaglio di Facciamo Finta Che stiamo riuscendo ad aumentare le visualizzazioni rispetto al solito, è anche un bel segnale per YouTube o per chi pensa di danneggiarci, scusate, fra l'altro vi invito anche al termine di questa puntata guardate uno o due video a caso su Facciamo Finta Che. Questa sera vi voglio segnalare anche la puntata che ho fatto con Andrea Tosatto sull'Antartide che è veramente dato un taglio diverso dal solito, sono divise per playlist, fra l'altro Andrea appena finirà la censura voglio poi replicare anche con il finto sbarco sulla Luna e un sacco di aneddoti interessanti e nel farti questo invito pubblicamente voglio anche se ti va che tu possa ricordare anche tutti gli eventi per il tuo spettacolo dal vivo che io ho avuto la fortuna di vedere e mi sono divertito tantissimo, quali sono le prossime date a cui possiamo assistere? Ma guarda, adesso tutto agosto verrà dedicato alla presentazione del nuovo libro e insieme a Maria Grazia abbiamo già delle date qui in Emilia Romagna, qualcuna proprio vicino a casa a Monterenzio, il 5, l'8, il 19, il 27, poi sarò a Castel San Pietro, insomma girerò un po' per l'Emilia Romagna ad agosto con la presentazione di Interrotti di questo nuovo libro a cui tengo molto perché ti dico li sputana veramente tutti, cioè proprio il libro definitivo che li sputana tutti, cioè l'ordine dei medici, degli psicologi, l'ASL di Bologna, l'ASL della Liguria, il Sant'Orsola di Bologna, cioè delle robe, guarda, sono veramente contento di questo libro perché è proprio un ditino medio che così gli arriva in zona Cesarini. E poi da settembre invece ricomincerò con lo spettacolo Torna Libero in Tre Mosse, allora credo che andrò a Milano, a Venezia, insomma in altre località che adesso non mi ricordo. Però vi invito anche sulla pagina di Andrea Tosatto Telegram. Anche sì, c'è tutto anche sul mio sito www.andreatosatto.it, ci sono tutte le date messe per benino perché insomma ormai l'età è quella che è, mi scordo.
supportiamo anche gli artisti, i musicisti contro il sistema, a partire da Frabolo e anche tutti gli altri, meritano sicuramente ascolto e supporto. Ripartiamo anche dalla sigla che ci hanno dedicato, ed è uno dei progetti che noi seguiremo proprio per andare a controbattere la propaganda e riprenderci anche gli under 25, quindi è una delle iniziative proprio anche quella musicale. Un abbraccio a tutti voi per averci seguito. Al termine di questa puntata scegliete un video a caso su Facciamo Finta Che, condividetelo, guardatelo, vi aspetto domani sempre qui sul canale Gianluca Lamberti, l'unico che ci è rimasto fino a sabato. Grazie Nicola, grazie Andrea e grazie Tom e grazie Mesbeth per essere stati insieme a noi, e grazie a tutti voi, a tutti coloro che hanno donato, i nuovi abbonati, vi voglio bene, ciao! Ciao, ciao, viva le macchine diesel! Ciao. Facciamo finta che sia tutto a posto. Anzi no, dai, facciamo finta che sia l'opposto. Facciamo finta che sia tutto come ci raccontano loro, senza alcuna possibilità di replica. Facciamo finta che chiunque non si sia esposto dovrà pulirsi la faccia per il resto dei suoi giorni con la carta igienica. Facciamo finta che... Facciamo finta che... Facciamo finta che si tratti solo di un caso, anche se il caso non esiste. Facciamo finta che la maggior parte della gente non sappia vedere più là del proprio naso, perché così tante pecore tutte insieme non si erano mai viste. Facciamo finta che ci sia un disegno ben preciso e che nulla accada all'improvviso. Facciamo finta di sapere quali sono le loro prossime mosse, come provando ad anticiparle. Facciamo finta che possiamo davvero cambiare le cose, in fondo basta solo tirare fuori un po' di palle. Facciamo finta che non ci siamo fatti ma con una dose e siamo ancora vivi, le spalle il doppio più larghe. Facciamo finta che l'intelligenza artificiale sia una benedizione, sì, facciamo finta che lo sia in buona parte, che a sapere certe cose poi come si fa a non starci male, dannazione. Facciamo finta che sia tutto un piano studiato a regola d'arte, e che comunque se succede qualcosa qua ci arriva tutti in tempo puntuale il messaggio it aller. Facciamo finta che sia solo un'illusione e che la situazione attuale non sia nient'altro che la nostra proiezione mentale. Facciamo finta che per qualcuno siano ancora cose astratte, il resto sta a te. Facciamo finta che oltre alla tua vita puoi salvarne molte altre. Facciamo finta che... La Matrix, i gestori della Matrix, hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità.